Sono arrivate in Toscana le prime fiale di anticorpi monoclonali per pazienti affetti da Covid-19. Le fiale che spettano alla nostra regione sono 1.080 per il solo mese di marzo. Ne sono già arrivate 250 e le altre 830 dosi saranno consegnate entro la fine del mese. Si tratta di anticorpi monoclonali prodotti dalla Eli Lilly. Sono 12 i centri specializzati individuati per la somministrazione degli anticorpi monoclonali in Toscana, dove arriveranno i pazienti cui è destinata la terapia. Sarà un lavoro di squadra che consentirà fra infettivologia nell'ospedale, USCA e medici di base di individuare i 1.080 che saranno i beneficiati, ma anche gli sperimentatori, perché sono i primi anticorpi monoclonali che possono somministrare in Toscana. I centri individuati sono quelli delle aziende ospedaliere universitarie di Careggi, Pisa e Siena, gli ospedali di Ponte a Nicchia, Empoli e Pistoia, quelli di Massa, Livorno, Lucca, Arezzo e Grosseto. I pazienti a cui verrà somministrato il farmaco a base di anticorpi monoclonali sono quelli ad alto rischio di sviluppare una forma grave di Covid. Generalmente pazienti che sono a domicilio, che hanno forme lievi o moderate di malattia, ma che a causa delle loro condizioni sanitarie, ad esempio la presenza di patologie croniche, potrebbero sviluppare forme gravi. E quindi la somministrazione del monoclonale che viene fatta negli ospedali, appunto nei 12 ospedali abilitati della Toscana, serve a ridurre la possibilità che il Covid assuma forme gravi, lesive per la salute delle persone e anche per alleggerire la pressione sulla rete ospedaliera. Per il presidente Giani, con la terapia, con gli anticorpi monoclonali, è l'inizio di una nuova stagione nella lotta contro il Covid.